Buongiorno a tutti, benvenuti su Metro Napoli Web TV. Abbiamo qui con noi i rappresentanti dell'associazione AMEF, il presidente che è Fatou Diaco e la segretaria che è Emilia Valenzano. Abbiamo qui i rappresentanti di questa associazione che si occupa di sostegno a distanza perché la provincia di Napoli dal mese di giugno del 2013 ha assunto la presidenza dell'ELSAD, ovvero l'associazione che unisce gli enti locali nel sostegno a distanza, prendendo il testimone alla provincia di Milano. Abbiamo pertanto avviato come Metro Napoli Web TV un percorso di valorizzazione delle associazioni che fanno sostegno a distanza sul territorio della provincia. La prima associazione che abbiamo invitato è appunto AMEF. Come nasce l'idea di fare sostegno a distanza? Perché? Allora, buongiorno a tutti. Io sono la presidente Diaco Fatou e la nostra associazione si chiama l'associazione AMEF. Allora, AMEF che è l'iniziale del nome della mia famiglia. E noi abbiamo iniziato questo progetto pochi mesi fa con la richiesta di aiuto di una dirigente scolastica che ci chiedeva un aiuto per la ristrutturazione di questo edificio scolastico in Costa d'Avorio. Quindi da lì è nato questo gemellaggio tra la scuola di Bassam 3 in Costa d'Avorio e quella di Paolo Borsellino. Perché che problemi aveva questo istituto in Costa d'Avorio? Quali erano le condizioni? Allora, noi nel 2011 abbiamo vissuto una guerra civile che è stato veramente disastroso, cioè da non augurare a nessuno perché tutto distrutto, quindi per noi lavorare, mettersi a servizio per il nostro paese, per la nostra nazione, è una cosa veramente positiva per La scuola tutto. com'era, insomma, quali erano le condizioni di questa scuola? La scuola sta in pessime condizioni perché comunque ci sono i tetti tutto rotto, i bagni che non funzionano, che noi comunque poi vi mostreremo con un video che abbiamo messo sulla nostra chiavetta. E quindi penso che ogni bambino hanno il diritto a un'istruzione, cioè una scuola, una vera scuola dove uno si può sedere e può studiare, ma non che ogni volta che piove non devi andare a scuola perché i tetti sono completamente Quindi non ci distrutti. sono banchi, non ci Non ci sono sono i lavagne, non bagni ci sono proprio strutture. buio, bagni I buio, tetti proprio banchi. tutto bugati proprio, si vede proprio tutti i buchi, quindi E vi quindi lascio questa immaginare. dirigente vi ha chiesto aiuto. E Ci voi ha che cosa chiesto avete aiuto. fatto? Noi subito abbiamo scritto alle scuole Di di Napoli. Napoli, sì, perché noi siamo, diciamo, napoletani ivoriani, quindi iniziamo con le scuole di Napoli. E questa scuola di Paolo e Borsellino sono loro che ci hanno risposto positivo. Che cosa state adesso facendo con questa scuola a favore di questa scuola in Costa d'Avorio? Allora, noi abbiamo pensato che questo progetto non deve essere solo aiutiamo l'Africa, perché penso che è una parola che si usa tutti i giorni. Noi siamo ivoriani, sappiamo i problemi che abbiamo lasciato il nostro paese e sappiamo quelli che stiamo passando qua. Quindi abbiamo pensato di fare questo gemellaggio, non deve essere solo la ristrutturazione, però un gemellaggio per dare un'educazione ai bambini nostri che nascono, cioè ai bambini italiani, perché anche io ce ne ho due, a conoscere, ad amare la diversità, perché da piccoli, se loro iniziano a scriversi delle lettere, delle poesie, cresceranno con questa barriera della diversità. Quindi Queste. avete affrontato il problema sotto due profili, un Sì, profilo sociale è e un profilo un economico. profilo Per economico. quanto riguarda il profilo sociale, state portando avanti una sorta di gemellaggio Sì, tra i bambini della Paolo della Borsellino Borsellino. e quella di Bassam 3, Questa, e che cosa della hanno Costa fatto per esempio i d'Avorio. bambini della Borsellino? Qua I bambini sì, già abbiamo abbiamo già. iniziato le attività, hanno scritto più di 100 bambini, eh. Sì. Hanno già fatto i disegni che vedrete qua, ecco qua, non so se si riesce a vedere. Comunque noi abbiamo detto, perché sono abituata a vedere l'Africa in televisione, sempre i bambini che soffrono, che hanno fame, però non è solo quello, perché in Africa i bambini giocano, i bambini sono come i bambini di qua, al limite pure se non hanno l'iPad oppure come posso, un computer da 800 euro, quello non significa che non giocano, cioè giocare significa stare insieme, è un momento di aggregare, no? Infatti questo disegno è molto reale perché i bambini vanno senza scarpette a scuola, si
È un bel disegno tutto colorato, l'hanno fatto sempre i bambini. Di questo non lo so se si riuscirà a vedere, però è un bambino non vedente. È un disegno in braille, quindi sta partecipando pure lui a questo progetto, perché sono tutti contenti, entusiasti, perché questo è il mondo dei bambini, si vogliono bene. Allora, noi non vogliamo fare una cattiva pubblicità sui bambini dell'Africa, vogliamo sensibilizzare i bambini italiani per dire siete tutti uguali. Infatti su questo c'è un bambino, per esempio, che scrive progetto diventare uguali, e fa un bambino e il disegno mulatto. Fa un mulatto. Quindi in realtà è mettere all'interno dei bambini, creare diciamo la fratellanza, l'uguaglianza tra tutti i bambini. E questo l'abbiamo fatto, diciamo, diventeranno delle lettere per mandare ai bambini che stanno lì alla scuola di Bassantrois. Però in realtà noi abbiamo fatto un progetto, quindi abbiamo fatto un bando di concorso dove comunque vinceranno delle pergamene questi bambini, e questo qua per esempio è il secondo classificato, quindi comunque è uno che ha vinto, dove appunto si vede che vince l'uguaglianza. Quindi questo dal punto di vista sociale. Però questo disegno, quando l'ho visto, sono rimasta molto contenta, perché assomiglia a mio figlio, perché loro sono latte caffè mulati. Quindi questo dal punto di vista sociale. Invece dal punto di vista economico, come volete affrontare il discorso della ristrutturazione? C'è un preventivo? Sono stati stimati dei costi? Che cosa volete fare per mettere insieme questi fondi per ristrutturare questa scuola? Allora, noi abbiamo, perché questo progetto costa di due fasi, come abbiamo visto, uno servirà per la ristrutturazione dell'edificio di Bassantrois e l'altro per, diciamo, aiutare i più piccoli a fraternizzare con la diversità. Allora, tramite degli eventi che faremo nelle scuole, quindi tramite, abbiamo detto, ascoltare la musica, tramite alcuni ragazzi della nostra associazione che sanno suonare, suoneranno per il loro istituto, e oltre a questo faremo degli eventi in cui faremo assaggiare del cibo prettamente ivoriano, perché abbiamo detto che stiamo creando una scuola ivoriana, quindi anche il cibo deve essere ivoriano. I bambini devono conoscere a 360 gradi quello che è poi la cultura loro, quindi i loro vestiti, i loro costumi, i loro sapori, i loro odori, e tramite questo cercheremo delle donazioni che speriamo le famiglie elargiranno, e poi cercheremo poi dei sostegni con degli sponsor. Già alcuni ambasciatori ci hanno richiamato, ricontattato, perché abbiamo degli appuntamenti che vorrebbero aiutarci. Quindi saremo presenti nelle alcune fiere, come quella del turismo e quella di oltremare. E poi adesso avremo pure, pensiamo che la regione ci patrocinerà, e quindi avremo comunque la metà dei soldi che abbiamo chiesto. L'edificio della ristrutturazione ci ha chiesto 12.000 euro, però su questo dobbiamo aggiungere anche il preventivo, i computer, quindi comunque facciamo un appello che se qualcuno magari ha un computer che è funzionante, che è dismesso, magari è passato solo alla tecnologia superiore e vuole donarcelo, noi siamo comunque l'AMEF in via Amerigo Vespucci, oppure ci può contattare su Facebook sempre scrivendo la parola AMEF. Anche chi vuole donare qualche cosa, noi metteremo il nostro codice IBAN sul nostro profilo Facebook, quindi per le donazioni per questo progetto. Quindi quanto è il totale che voi volete mettere a disposizione per questo progetto? Noi speriamo che con questi eventi riusciremo comunque ad arrivare a 10.000 euro. Diciamo l'altra 10.000 euro la mette la regione, vediamo se riusciamo. Per un contributo. Comunque il costo totale è 21.000 euro. 21.400. Per rifare questa scuola, per dare a questi bambini ivoriani la possibilità di frequentarla. Una struttura adeguata. E anche, sentito parlare anche di computer, di internet. Sì, perché comunque, essendo che comunque la scuola non è un edificio ben messo, comunque c'è l'acqua che cade dai tetti, quindi comunque non ci può essere una sala computer oppure dell'elettricità, quindi comunque questa scuola è da rifare. Una volta sistemata uno può anche inserire i computer e comunque cercare di tenerli su internet per dare a noi un contributo per pagare il costo di internet per almeno due anni, mentre comunque abbiamo detto che da poco è finita la guerra civile, quindi dobbiamo dare pure il tempo alla Costa d'Avorio di riprendersi per poter
essa stessa riuscire a continuare a usufruire di questo. Quindi mentre non, diciamo, la costa d'avorio si riprende almeno per 2 anni di pagare a noi il costo di internet e comunque di avere una sala con adibito almeno 10 computer, perché abbiamo detto che non c'è nulla Per i ragazzi. per Sì. internet, sì. Presidente, ma questa sembra, diciamo, una forma nuova di sostegno a distanza. Solitamente si diceva sostegno a distanza uguale adozione a distanza, nel senso che una famiglia si prendeva cura di un bambino al quale assicurava assistenza, sostegno economico e finiva lì, insomma, c'erano le fotografie, insomma, che arrivavano da lì, eccetera, eccetera. Invece adesso questa che forma è di Allora, sostegno? questo io, come dicevo prima, che è una cosa, diciamo, nuova. È un sostegno, cioè, diciamo un sostegno, perché comunque quelli che stiamo facendo, stiamo sostenendo proprio tutti questi bambini. Però è nuovo perché non si può sostenere una persona a vita, non si può. Quindi per noi è importante, perché noi africani ci siamo abituati già a sostenere tutta la famiglia. Per noi fare un sostegno a distanza a un bambino, cioè non è nuovo. Perché Quindi, magari quel bambino al sì. sostegno è un altro, Perché in diciamo, un una famiglia villaggio, accanto. oppure una famiglia, se ci sono 10 bambini, tu sostieni un solo bambino e gli altri? Per Quindi il sostegno che voi proponete è un sostegno. tutti i bambini, cioè loro comunque devono stare in questa struttura dove stanno bene, devono sapere che ci sono delle persone a Napoli, perché comunque siamo tutti noi, voi, la regione, tutti, siamo noi di Napoli che stiamo sostenendo questi bambini, perché se giocheranno oppure se si metteranno su questo computer, devono sapere che viene tutto Quindi da Napoli. tutti, non un singolo, No, insomma, non sostegno alla uno, a comunità, tutti, ad un villaggio, non sostegno a un singolo. sì. Un'ultima domanda per la segretaria: la provincia, in qualità di presidente dell'ELSA, ha organizzato dei corsi di formazione per i rappresentanti delle associazioni che fanno questo tipo di attività. Voi li avete frequentati? Qual è il vostro giudizio? Noi abbiamo frequentato questi corsi, abbiamo visto, diciamo, quali erano i progetti anche delle altre associazioni che hanno portato, erano tutti progetti validi e ci hanno dato, diciamo, le linee guida di come compilare un progetto per essere comunque almeno presentabile con le parole tecniche specifiche, quindi comunque le associazioni giovani non hanno tutta questa sapienza, soprattutto le associazioni degli Straniere. stranieri. Io mi sono trovata a seguire questi corsi semplicemente perché Fatou, la presidente, essendo ivoriana, è vero, sta andando a scuola e ha una buona preparazione, ma comunque le parole Ci sono i termini un po' complicate, italiane, complicati. comunque non è che può capire. Quindi comunque seguire un corso del genere spiega non solo agli italiani che magari non sanno le parole basi, ma anche uno straniero Che è ancora più difficile. può spiegare ancora meglio quali sono i temi da seguire e come i parametri per cui un progetto può essere visualizzato e guardato. Quindi, diciamo, il corso è servito prettamente a guardare l'aspetto tecnico del progetto, di come crearlo. Poi le idee ovviamente sono le loro, perché sono le Sì, idee dei loro bisogni personali, per quanto costa d'avorio. Poi magari un altro paese in Africa non ha non gli stessi bisogni e quindi cambierà proprio il progetto. Quindi il sostegno a distanza loro lo hanno inteso come costa d'avorio, come un sostegno a distanza di gruppo, perché sanno che si muovono i villaggi, si muovono insieme. Quindi solo un bambino non sarebbe stato il caso più aiutare, ma aiutare aiutare l'intera tutti, sì, comunità. tutti i bambini. Va bene, quindi ricapitoliamo, l'associazione AMEF, Via Amerigo Vespucci a Napoli, chi volesse sostenere il progetto Una scuola per tutti e l'associazione in genere può andare sul profilo Facebook dell'associazione e trovare le modalità di sostegno, che può essere un sostegno materiale, nel senso di Anche quello. persone che vogliono venire a dare una mano personalmente per le attività, e un sostegno di carattere economico. Per quanto riguarda invece il sostegno, insomma, a queste attività, insomma, a questi progetti. Bene, ringraziamo quindi Fatou Diaco, Grazie a ringraziamo voi. Emilia Valenzano e alla prossima. Grazie. Grazie.